Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Oggi siamo qui per un video molto più semplice del solito. Non faccio una puntata su Call of Duty Ghost come le sfide o un combattimento coltello contro coltello, quello che cacchio è, ma voglio farvi un elenco di buone classi per giocare ovviamente online, a seconda ovviamente delle, cioè vabbè, le modalità più o meno, le armi che vi propongo potete utilizzarle in qualsiasi modalità. Ve le consiglio perché sono veramente ottime. Vabbè, partiamo subito ragazzi. Andiamo su crea un soldato. Allora, io ovviamente vado su Cork perché me li sono creati lì, ma adesso non ve le voglio far vedere da lì, ragazzi. Molto semplice. Allora, equipaggiamento 1 prima di tutto. Ragazzi, come al solito io vi consiglio, cosa vi posso consigliare? L'Honey Badger o il Remington o la K12. Perché ragazzi? Perché i fucili d'assalto sono i migliori in termini di prestazione alla fine, come danno, ci siamo. Io ovviamente prediligo prima di tutto l'Honey Badger. Perché? Perché là è un'arma che prima di tutto è già silenziata. Ha un buon danno, ragazzi. Basta aggiungergli il mirino laser e calcio anteriore, ovviamente, e l'arma diventerà perfettamente precisa. Molto precisa, non traballa. Inoltre gli spari ovviamente non li sentiranno i vostri avversari, a meno che non abbiano le cuffie come faccio io solitamente, perché appena uno con fucile silenziato spara, sento i rumori degli spari comunque sia, anche se non me lo individuo sulla mappina e lo trovo. Ovviamente le mimetiche sono inutili, non contano un cazzo. La secondaria, ragazzi, io tolgo ovviamente sempre, mi vedete che non ho pistolina né niente, non ho letale, non ho tattico. Principalmente utilizzo molte specialità che sono, ovviamente togliendo letale, togliendo la secondaria, ho molte più specialità. Le specialità che utilizzo principalmente sono gioco di prestigio, mira stabile, predatore e sciacallo e concentrazione. In questo caso, ragazzi, potete scegliere prima di tutto se togliere il sciacallo e mettere estrazione rapida, perché ovviamente io col pacchetto specialista mi sono fatto il, ovviamente come potete vedere, cazzo è ragazzi, se non mi ricordo bene come si chiamano, comunque prontezza, l'altra che cos'è, una pistolina, estrazione rapida e poi centro perfetto. Le uccisioni consecutive aumentano la probabilità di infliggere più danni con le armi da proiettili. E poi i bonus dopo le 14 kill, che sono quelli che possono essere anche quelli molto utili nel caso vogliate giocare con un casino di specialità, ragazzi. Se volete fare una serie, se volete fare una cam, ragazzi, ve lo consiglio tantissimo. È un po' difficile, però magari se ci prendete la mano con l'Honey Badger, con la K o con il Remington, vi accorgerete presto che sono delle armi overpower, almeno su Xbox One, come vi ho fatto vedere, come potete vedere anche voi dai miei vari video. Quando le utilizzo faccio il culo a tutti. Secondo, ragazzi, poi andiamo su, ovviamente l'Honey Badger sempre ve lo consiglio qui con le specialità, gioco di prestigio, mira stabile, estrazione rapida, sciacallo e IQ, sì, IQ, no scusami, no, IQ, concentrazione, che è sempre per non far oscillare l'arma. Solito mirino laser, se calcio anteriore, e ovviamente qui ho un pacchetto serie assalto con il line d'assalto, il grifo e l'elicotterista. Poi ragazzi, passiamo alla K12, la K12 che ovviamente questa volta, siccome non ha il silenziatore compreso, dobbiamo metterlo noi, quindi silenziatore, e togliete il mirino, il mirino laser, lasciate quindi il silenziatore con un calcio anteriore, altrimenti dovete utilizzare la specialità per avere tre accessori che vi occupa uno slot da 3, mi sa ragazzi, se non ricordo male, e vi fa perdere troppe specialità che possono essere molto più utili come concentrazione o sciacallo. E qui ragazzi ho messo una serie più bassa che sarebbe il SATCOM, il cane da guardia e l'IND, cose che per me sono molto più semplici, anzi principalmente lo utilizzo per magari quando devo giocare in deathmatch a squadre. In dominio posso usare invece un pacchetto serie più alto, perché magari se andate a conquistare uno dei vari settori A, B e C, troverete più avversari, farete molte più kill e riuscirete a chiamare anche le varie cose, le varie, non lo so, elicotterista come faccio io ragazzi, il Griffon. Mentre per un deathmatch a squadre tutti contro tutti questa serie va più che bene. Ragazzi, passiamo, ovviamente qui non c'è un cazzo, posso farmela sul momento ragazzi, ve la faccio vedere, non è che ci sia molto da cambiare, anzi non c'è un cazzo da cambiare ragazzi, principalmente dovete scegliere voi il pacchetto serie, se mettervi specialista, se mettervi assalto, se mettervi supporto, cambiate l'Honey Badger, l'Honey Badger ovviamente è l'unico silenziato in automatico, quindi la K, la stessa cosa, li lasciate silenziatore e calcio anteriore, al posto di mettervi la K magari vi mettete un bel Remington, che anche il Remington è veramente forte ragazzi, ve lo consiglio.
solo che dovete sempre togliere, dovete sempre pensare di non avere il mirino laser, quindi con l'occhiello, con il mirino metallico che ha la K12 mi trovo abbastanza bene, mentre con quello che ha il Remington non mi trovo per niente bene. E a seconda della vostra scelta, ve l'ho detto, il pacchetto serie cambiatelo, perché non so quanto, io ovviamente non sono bravissimo, ad esempio riesco a fare le kill, dipende anche dai giocatori che vi trovate davanti, ovviamente vi potete trovare i camper come vi potete trovare gente come me che se ne va in giro tranquillamente senza nessun tipo di problema, senza doversi bloccare in un alberello aspettando gli avversari, o magari vi trovate i newboni che sono messi magari nei bug o roba del genere. Quindi ragazzi, queste sono le classi principalmente, l'Honey Badge, la K12, ho sostituito la K12 con il Remington. Le specialità le sapete, sono sempre, ve le elenco ragazzi, sono gioco di prestigio, mira stabile, estrazione rapida che potete cambiare con predatore, sciacallo, estrazione rapida che potete cambiare con predatore, poi sciacallo e concentrazione. Queste sono le basilari ragazzi. Poi non so quanti di voi devono usare letale o secondario, io sinceramente non ne ho bisogno, io vi sto consigliando le mie classi, è una mia opinione ragazzi, ricordatevi che è una mia opinione, siete liberi di farvi una classe come volete, io ve le sto consigliando, perché sono le armi più forti di Call of Duty Ghost. Poi ovviamente dipende anche dagli scontri ragazzi, possono essere ravvicinati e se dovete fare uno scontro ravvicinato con mappe molto piccole come ad esempio su Strike Zone dove ho fatto il combattimento con i coltelli al lancio, vi potete consigliare delle mitragliette, in quel caso vi consiglierei un Metarix o un Vector CRB, perché sono veramente ottime armi da mischia e hanno un danno molto buono, hanno un danno molto alto per poter buttare giù gli avversari. Quindi ragazzi, queste sono le classi che vi consiglio, ovviamente da Cura 93 è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, e come sempre vi dico iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente l'avete apprezzato, e noi ci rivediamo alla prossima, quindi bella raga!